E bravo tutti per il e benvenuti in questo video. Come sempre sono Tecnoid e siamo tornati ragazzi in un nuovissimo video nella One House ragazzi. Eccoci qua, ci siamo, come vedete raga è bello che mattino. In pratica ci siamo appena svegliati da poco. Là sopra c'è mio fratello che mi sta guardando. Eccola, tipo principessa. E niente ragazzi, oggi noi come avrete sicuramente già... È possibile che i cani si devono mettere ad abbaiare solamente quando io devo cominciare a fare video? Vabbè, il buongiorno si vede dal mattino ragazzi, intanto che mi faccio un bel giretto qua nella nostra super mega piscina gigante. Vi volevo dire che oggi andremo a fare un video molto semplice. Andremo all'IKEA perché ci servono alcune cose per finire di arredare la One House. Con me ci sarà ovviamente Tube ed Eze e secondo me ragazzi ne vedremo delle belle. Mi raccomando, guardatevi il video fino alla fine e commentate qui sotto nei commenti o Tube se l'avete visto fino alla fine. Di schiere. Dai! E dagli da mangiare sti pesci! Ma è tutta roba diversa qua, aspetta un attimo. Prendine uno a caso e dai da mangiare i poveri pesci. Comunque sicuramente questo video voi lo andrete a vedere prima che andiamo a montare tutte le postazioni. Infatti ragazzi qua c'è un casino enorme, ci sono quasi tutte le nostre cose. Quella di Tube lui se l'è già montata sopra. Invece per il momento il resto non abbiamo ancora montato niente. Ma non è che sta dando dei sassi ai pesci? Fa vedere? Okay. Allora ragazzi qua non sappiamo nemmeno dare alimento a mangiare i pesci. Alimento per pesci. Perfetto. Eccolo qua, è sceso. Si scaccola di prima mattina, è schiere. Falli vedere come si fa. Oh Tube. Fa un caldo che si muore, check. In 441 gradi. Ragazzi, prima di passare all'IKEA abbiamo fatto un salto alla Decathlon. Ragazzi, attenzione, il tubo ci prova. Ci prova. Ma sganci i soldi. Come non c'è un euro? 500 euro mi avete fatto lasciare, giù. Attenzione ragazzi, attenzione, vai. Oh Tube, guarda che c'è il mio euro lì, Però questa qua è più vicino. Raga, 4 secondi. Vai più qua, più sinistra, vai. No! No, cosa ha fatto? Mamma mia! Ma non la prenderai mai! Mamma mia, che vergogna! Dai, bravo, ma sto cazzarola di ragno! È truccato! È truccato, ragazzi, è truccato! Ma se gli tiro un missile? Niente, ragazzi, mi sono fatto fregare da Tube che si è fatto fregare dalla macchinetta. Raga, ogni volta che vengo alla Decathlon mi ricordo di quando ero più bambino. In pratica i miei mi portavano qua e mi smollavano. Andavo a provare tutto ragazzi, con la scusa che volevo comprare. Andavo a usare i palloni, andavo a usare tutto. Skate poi. Tieni Tube, un po' di mani per giocare a forza. Vi dico un trucco raga, sapete perché alla Decathlon mettono sempre le cose da calcio più in fondo? Perché dato che è lo sport più diffuso, ve le mettono in fondo così voi vi dovete fare tutte le corsie e magari nel mentre c'è qualcosa che ti piace. Marketing! Vai Eze, vai Eze, tre palleggi. Tre, almeno tre Eze. Almeno tre. Mamma mia raga, uno, due, ma... Cos'era? Ha fatto il danno fratelli, hai fatto il danno. Non ho le scarpe giuste. Dai. Vai, dai. Mamma, no, vabbè, se questo è il livello 2, 3, vai. Aspetta, 3, 3, 9, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Ragazzi, aspetta. Vai, 4. 4? 4. Sì, con 2, come vuoi? Come vuoi? Tienilo. No. Non è andato. Eze, no look, prendila, Mamma mia ragazzi, incredibile. Velo. Porca. Ho fatto il danno. Oh fratelli. Sposta di Eze. Guardate la precisione. Che non c'è. Ragazzi, quando Tech vi dice che è forte a tutti gli sport. 2 hours later. Non ti ferma più. Let's go. Adesso
It's time for Ikea. Mi spiego, raga, prima stavamo andando, no? Allora ho sbagliato a prendere un imbocco. Volevo fare il furbo. Mi sono infilato in quello dopo. Solamente che era contromano. Allora senti Viezze e tu mi dietro che urlavano: oh, contromano, contromano, bravo, contromano. Mega sgommata all'indietro. Boom. E ho ripreso quella bene. Però è vero, sono entrato contromano. Guardate là, raga, che ne stanno ancora parlando. Hanno ancora il trauma. È la fila per entrare all'Ikea. Sembra la fila del canto. GG per noi, ci vediamo dopo. One eternity later. Scala mobile check. Allora ragazzi, siamo arrivati all'Ikea. Adesso è arrivato il momento di andare a prendere le scrivanie. No, esatto. Allora ragazzi, tra giro e rigiro alla fine abbiamo scelto questa scrivania qua. Costa 99. Poi c'è anche le gambe che si possono regolare in altezza eccetera. Adesso l'andiamo a prendere. Pausa pranzo con The Boys. Intanto Tube appena spac... Mamma mia, ma quanto sei forte Tube. Mamma mia, troppo forte, bravo. Ma ti dai conto? Ma ecco, sì, ma bravo, fanno le forchette che fanno con gli scarti vabbè, non lo posso dire. Ci becchiamo dopo che Tube a volte se ne esce, anzi, come dice lui, se ne passa. Se ne passa. Sei passato, vecchio. Eccomi raga, mi sono messo su questo divanetto perché dopo aver mangiato, boom, sono caduto KO. Cioè, mi è venuto tutto un gran sonno di botto, vorrei tipo dormire così, però non si può perché qua dobbiamo portare a termine questa missione. Ho lasciato Tube che deve comprare delle luci fredde per la sua postazione, e intanto io ho questa mascherina che scende sempre, e intanto Eze che doveva prendere una prolunga che gli serve anche lui per la postazione. Poi tra poco andiamo a ritirare i pezzi di legno, solamente, cioè i pezzi di legno per la scrivania, solamente che non so poi se effettivamente ci stanno in macchina oppure no. Ok, fatto. Questo potrebbe essere carino, lo stiamo testando adesso e via, ma ci alziamo. In verità ragazzi, ho detto così per finta perché dietro c'era una signora dell'Ikea che mi stava guardando. Quando si viene all'Ikea... Aspetta. Fratelli, aspetta, ti faccio spazio così sali. Vai. Aspetta, tutta dritta, frate. Aspetta, fratelli, che qui può finire. Oh, ciuffaccio. Oh, fratelli, ci facciamo male. Ecco. Scusi, ci siamo fatti riconoscere. La nostra esperienza insieme mi è stata portata più sgridata in 2 giorni che tutta la mia vita. Regà, scrivanie ritirate, eccole lì. E ora si entra dentro all'ascensore Ikea. Non sono mai entrato dentro un ascensore Ikea. Andiamo. Un forno crematorio. Mamma mia, se è caldo qui dentro. Forno crematorio. Due posti, gli altri due sono dietro. Vai raga, auguri. No, ma alla fine guarda che ci state benissimo. Sì, più alti dietro, benissimo. Ma guarda. Ragazzi, ci infiliamo in macchina e poi vado, vediamo. Ragazzi, guarda! Aiutatemi qua, vi prego! Ragazzo! Ma dov'è Tube? È lì dietro, Tube! È lì dietro! Ciao. Com'è la situa? Boh, vabbè, l'incompenso posso constatare che non c'ho le corna. Ma il quindi... collo? Il sì, collo? No, easy. Ci sta, ci sta. Portaci a casa, ti prego. Speriamo di arrivare vivi e vegeti, soprattutto devo andare piano, perché se prendo un buco... Devi andare piano. Tutto. No, ragazzi, guardi, ti prego! Guardate che... Abbiamo un tetto in più. Comunque raga, tutto mi aspettavo, ma non che nella mito c'entrasse tutta sta roba. Fra, devi vedere come abbiamo fatto per infilarla sulla di roba. Se c'era lui che era sotto tu. Ma tanto l'intera roba non la ripartiamo. Tanto il computer tu e la mia roba. Ragazzi, siamo appena tornati a casa. Vi giuro raga, siamo distrutti. Cioè siamo tipo distrutti in una maniera assurda. Mezz'ora per tornare, mezz'ora per andare, in più siamo rimasti là tipo 2-3 ore perché siamo passati alla Decathlon, poi cioè a prendere le palle che tra l'altro sono già in acqua. Mi raccomando, abbiamo tutto quanto, sta per iniziare tutto, i ragazzi eccoli là, Tube sta già andando là,
Guardate ragazzi, il tiro ad effetto a giro. Mamma mia, che boss tech. Niente, comunque, questi erano i miei ultimi sforzi. Tra poco andiamo, ci laviamo e poi cominciamo a montare le postazioni. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo vlog, che nel prossimo vlog vi faremo vedere le nostre postazioni. Detto ciò, oh regà, prima di entrare un saluto, che non ce la facciamo più. La One House Boys. Bella, regà. Martelli, schiavelli, pischelli. Ciao.